Stasera abbiamo mangiato con Gabriele Morleo, un artista poliedrico, un artista che prende spunto da cosa? Io prendo spunto in realtà da quello che mi accade intorno, ma non solo da quello che mi è accaduto, cioè da quello che mi accade intorno come risultato della storia d'Italia, soprattutto a partire dal dopoguerra ad oggi, cioè quello che è avvenuto a partire dal 43, dalla Resistenza, fino ai giorni nostri, domanda di interrogarmi su quello che accade oggi. Quindi diciamo che il mio è un lavoro in qualche modo da cronista. Penso che diciamo, il ruolo dell'artista deve essere anche questo, cioè quello di un cronista leale, fedele del proprio tempo, che lo racconta attraverso l'elemento della sublimazione più che della rappresentazione fine a se stessa. Perché oggi, ecco, una domanda, io ho scritto un testo insieme a un professore di filosofia, la domanda che mi faccio sempre quando parlo di arte è il dovere dell'artista, il dovere nella società dell'artista. Ma io credo che l'artista non abbia sostanzialmente alcun dovere nella società, o meglio, che non abbia doveri maggiori rispetto ad un comune abitante della nostra società. Penso che come chiunque, nel momento in cui prova a fare bene il proprio lavoro in modo soprattutto onesto, ecco lì, ha già assolto il proprio dovere. E io ritengo, come ti dicevo prima, che per un artista fare onestamente il proprio lavoro significa rappresentare in qualsiasi forma, anche magari non immediata, non diretta, o apparentemente non immediata e non diretta, il mondo in cui si abita. Perché l'artista è come un intellettuale, è un intellettuale che ridà alle masse, possiamo dirlo questa parola, Sì, che ridà sono anche alle abbastanza affezionato, per cui. masse il proprio pensiero. Il proprio pensiero, tu sei un artista delle arti pittoriche, grafiche, scultore, ok, ti fai molte installazioni. E ridà il proprio pensiero alle masse, quindi è questo un po' che mettevo fra le virgolette la parola, è per questo che mettevo un po' fra le virgolette la parola dovere dell'artista come intellettuale, solo per questo. Tu hai un'ispirazione gramsciana, mi dicono. Sì, Me ne parli? l'ispirazione gramsciana semplicemente perché sono un po' di anni che studio in modo più o meno approfondito il pensiero di Antonio Gramsci, soprattutto i quaderni, ma anche poi tutti gli articoli della rubrica Sotto l'amore, per cui diciamo, in questi giorni mi trovo in una città che è molto gramsciana, cioè Torino, una città dove è nato sostanzialmente poi il movimento operaio italiano, e dove Gramsci si è confrontato con una realtà che era profondamente diversa da quella della sua Sardegna. Grazie, E Gramsci mi interessa, diciamo, come uomo disposto a pagare fino in fondo per le proprie idee, al netto, diciamo, per il merito di queste idee, che io personalmente condivido, però ti dico, mi affascina non l'atto assolutamente antieroico, cioè non scegliere di essere in qualche modo un eroe, ma di trovarsi proprio malgrado di ad esserlo, e quindi semplicemente per aver provato a ragionare su quello che accadeva nel suo momento storico, attraverso i suoi tempi, è stato sbattuto in carcere con la famosa requisitoria: bisogna impedire a questo cervello di pensare per almeno 20 anni. Ecco, questa frase ha innescato in me una curiosità enorme. Chiesto perché bisogna impedire ad un cervello, perché è così pericoloso un cervello? È pericoloso quanto un'arma, è pericoloso quanto una baionetta, una pistola, un coltello, perché un Rispondimi. regime ha scelto, esatto, di mettere al bando il pensiero. Poi, tra l'altro, studiando, insomma, Gramsci si interroga tantissimo e prova a spiegare non solo quello che sta per accadere, perché insomma. Io ritengo che il fascino di Gramsci stia proprio in questo, nel suo riuscire a spiegarci quello che accade oggi, non solo quello che accadeva nel proprio tempo, che ha vissuto per lo più all'interno di una cella, e partendo dalla storia. Penso ad esempio a tutto il passaggio di Gramsci su Machiavelli,
quando lui si interroga sulla filosofia di Machiavelli, sulla filosofia di Machiavelli che appunto rappresentava quel tempo lì, cioè l'età moderna. E Gramsci parte da questo ed è un po' come se saltasse, anzi, il contingente, cioè parla del passato e arriva direttamente dal futuro, e questo mi affascina tantissimo, così come mi affascina la sua esperienza carceraria. Il fatto, per esempio, che lui in carcere si prendesse cura di una rosa, cioè la capacità all'interno di una cella, di un posto piccolissimo, angusto, dove tutto, soprattutto la bellezza, viene censurata, perché parliamo di quattro mura con un piccolo scrittoio e un letto, lui sia riuscito in qualche modo a trovare qualcosa, qualcuno di cui prendersi cura, nella fattispecie una rosa che lui pulisce, che gli dava anche l'idea del tempo, che è fondamentale per capire i tempi. E in più, il Soprattutto in Gramsci, carcere dove non hai tempo. soprattutto in carcere, dove il tempo in qualche modo, esatto, te lo devi inventare, lo devi rielaborare, lo devi leggere, non è il tempo che si vive, che vive chi sta fuori dal carcere, chiuso fuori, diciamo, potremmo dire. E poi mi affascina, diciamo, il contenuto profondo di bellezza. Cioè, se io penso alle lettere di Gramsci, quelle lettere lì non prevedevano, ad esempio, un lettore, un pubblico, se non il diretto destinatario, la moglie, la cognata o i figli. Tuttavia, in quelle lettere c'è un fortissimo contenuto di bellezza, che Gramsci conteneva in sé della bellezza. Una bellezza che non è funzionale, per esempio, al mercato, non è funzionale ad una vendita, non è funzionale ad un editore. Non avrebbe mai immaginato, ad esempio, io ho fatto un lavoro sulle lettere del carcere, ho girato un documentario, non avrebbe mai immaginato che quelle lettere prima o poi sarebbero state pubblicate. Perciò era, diciamo, una bellezza proprio contenuta, perciò mi affascina Gramsci. E mi affascina soprattutto il fatto poi della sua visione olistica della società. Cioè, Gramsci è stato, per esempio, ha recensito le opere teatrali di Pirandello, che come sappiamo poi si iscrisse al partito fascista. Perciò questo mettere insieme le varie componenti che strutturano un'architettura di un gruppo sociale.